Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Questa volta è Giuseppe Conte a perdere la pazienza con il Partito Democratico e dice decida subito che cosa vuole fare. Stiamo parlando dei Atlantia, Benetton, le concessioni autostradali. Il PD gli ha chiesto subito risolvere tutti i dossier, Ilva, Alitalia, autostrade. E lui dice, vabbè, ok, allora ditemi subito quello che volete fare perché io devo risolvere il dossier. E ha dato tempo ad Autostrade fino al fine settimana per dare una proposta, se no la revoca. Qual è la proposta che Conte vuole sentire? È quella che Autostrade esca dall'azionariato di maggioranza, cioè venda azioni per diventare di minoranza. Quindi il controllo passerebbe allo Stato che entra nel capitale. E di quello che guadagna lo Stato dalle autostrade andrebbe a reinvestirlo nella struttura, nella rete autostradale, mentre alla fine chi gestirebbe realmente autostrade sarebbe sempre Atlantia, perché ha i mezzi e la struttura per farlo. Ma anche questo non si sa se basterà ai grillini. I grillini vogliono la revoca, ma si scontrano sempre con il problema che se si scontrano col PD e c'è una crisi, i grillini poi, con una caduta del governo, sono a casa disoccupati dalla politica. Quindi alla fine chi comanda è il PD ed è per questo che Giuseppe Conte è rimasto, è apparso determinato davanti ai giornalisti, abbastanza nervoso, spazientito, a tratti spavaldo e quasi esasperato per le polemiche sul fronte interno. Quindi, dall'estero Conte dice che il PD risponda subito, quindi invece non ha fatto nel governo che riaprire le crepe su quel fatto qui di autostrade, proprio dopo che il giorno precedente la consulta di Stato ha detto, e il suo responso, che la società Autostrade, quando è stata esclusa dalla ricostruzione del ponte, ci ha messo solo i soldi, ma il ponte l'hanno costruito altri. La consulta ha detto che lo Stato aveva ragione a non permettere ad Atlantia di ricostruire il ponte proprio per la eccezionale gravità delle cose che sono successe. Quindi un assist al governo perché probabilmente con questa sentenza della consulta si vede che la consulta è comunque chi deve poi giudicare in un eventuale tribunale una controversia, vede comunque una gravità eccezionale dei fatti successi e quindi imputa parzialmente ad Atlantia diverse responsabilità, ancora tutte poi da accertare. Ma il governo che cosa sta facendo? Sono 2 anni che racimola prove perché vuole rescindere il contratto per giusta causa e non pagare niente, neanche un centesimo. Voi sapete che a febbraio, con il passaggio del decreto mille proroghe, all'interno c'era la modifica delle clausole in caso di rescissione del contratto con Autostrade, che portava da 20 miliardi la clausola, la penale per strappare il contratto, a 8-9 miliardi di euro. Ma lo Stato, che non ha neanche un centesimo, non vuole pagare gli 8-9 miliardi e quindi sta cercando di dimostrare la colpa grave di Autostrade per recedere dal contratto per giusta causa e non pagare niente. È per questo che Conte Spavaldo dice entro fine settimana o revoca delle concessioni, proprio perché Conte confida che in un'eventuale causa, con le prove raccolte, il governo potrebbe cavarsela senza che un giudice obblighi l'esecutivo e l'Italia a pagare 20 miliardi ai Benetton e ad Atlantia. Però già la consulta ha già dato il suo responso dicendo anche che quella norma numero 35 che c'era nel decreto mille proroghe, che diceva che dove si abbassavano appunto questa penale da 20 miliardi a 8-9, dice che è corretto. Quindi la consulta ha fatto un grande assist al
al governo che adesso è salito in cattedra lanciando l'ultimatum. Quindi il Conte sarebbe a dir poco adirato per l'atteggiamento del PD e non fa nulla per nasconderlo. Dice: mi pressano e mi attaccano da tutte le parti. È il cattivo umore del Presidente del Consiglio. Dicono che deve correre a chiudere i dossier, ma sono proprio i ministri del PD che frenano sulla revoca. Raccontano che Conte sia molto infastidito per come Roberto Gualtieri e Paola De Micheli, Economia e Trasporti, stiano tirando per le lunghe una decisione che si trascina da 2 anni. Bisogna decidere, incalza Conte, e a porte chiuse, seccato per la figuraccia del governo e fermo sull'ultimatum scandito a Madrid. Alla vigilia di un Consiglio europeo decisivo non possiamo permetterci questa barzelletta e non sta certo in me condurre trattative e negoziati con Autostrade. Quindi lui dice: non sono io in prima persona che devo mettermi a trattare a fare questa barzelletta, ma ci sono delle persone preposte che lo devono fare. Bene, lui dice, se entro il fine settimana non mi convince la proposta di Autostrade, eccetera, eccetera, revoca, punto e basta, e deciderà lui, come poi ha sempre fatto, senza ascoltare i partiti. Conte ci è rimasto abbastanza seccato da un PD che gli dice: devi muoverti perché sei inconcludente, c'hai tutti i dossier aperti. Lui dice: va bene, ok, allora adesso chiudiamo tutti i dossier, cominciamo a chiudere quello di Autostrade entro fine settimana. E svegliatevi, stavolta è Conte che dice al PD: muovetevi perché siete inconcludenti, perché attenzione che Conte è permalosetto, come anche giusto che sia, nel senso, come mi rimproverate, poi siete voi che prendete tempo, quindi Conte gli sta facendo capire: bene, voi avete osato criticare, no, il capo del governo, colui il quale, l'elevato, come dice Grillo, e gli sta facendo capire che lui rimane un elevato e gli altri non sono alla sua altezza. Ma nel PD non ci stanno e assicurano che se qualcuno frena di certo non è iscritto al PD. Nelle stanze delle segreterie ricordano che da mesi Zingaretti sprona Conte a darsi una mossa perché col tempo le cose si incancreniscono e finisce che scoppia un casino. E ora che il casino è scoppiato, a Palazzo Chigi devono capire che è Conte ad avere in mano il boccino, nel senso che qual è la risposta del PD? Come dire, beh, tu hai aspettato 2 anni, adesso in 3 giorni vuoi tutta la risoluzione. Dovevi essere tu a metterci più grinta e cercare di chiudere non in 2 anni, magari in 1 anno, ma adesso vuoi chiudere subito in 7 giorni? Non è colpa nostra adesso, perché la fretta fa i gattini ciechi. Questo è un po' il riassunto. Ma comunque, se siamo il PD dice in queste condizioni, è proprio colpa di Conte, non di chi è nel PD. E così i nervi sono molto tesi e i ministri anche coinvolti e i leader dei partiti. Matteo Renzi ha detto alla stampa che cacciare i Benetton è facile a dirsi, quanto impossibile a farsi, mentre probabilmente anche una certa ragione anche Renzi, mentre i 5 Stelle la pensano all'opposto. Per Luigi Di Maio ci sono solo 2 strade: o la revoca della concessione ad ASPI o l'uscita dei Benetton dalla società e la nazionalizzazione. Voi sapete che i 5 Stelle sono un po' troppo di sinistra, loro nazionalizzerebbero anche il condominio dove vivono, no? Lo farebbero statale, farebbero quei condomini sovietici, ecco. Ma i 5 Stelle la fanno troppo facile, ma questo è proprio una delle caratteristiche del populismo, no? Tutto semplice perché a loro non interessano i problemi. Si toglie la revoca, i soldi? Si toglie, ma i soldi non ci sono e si toglie. Ecco, questo è un po' il modus operandi dei 5 Stelle: si fa e basta, oppure no e basta, sì e basta. Ma quel e basta se lo devono poi smazzare gli altri, perché il sì o il no e basta non va bene, non funziona, non è possibile. Bisogna affrontare i problemi e non dire solo sì o no a priori o a posteriori. Quindi si litiga ancora sulla lettera della ministra De Micheli al sindaco di Genova e commissario Marco Bucci, perché al Ministero dei Trasporti spiegano che è stata copiata pari pari da quella dell'ex ministro Toninelli, dove
dove era scritto che il ponte sarebbe andato in gestione al concessionario del momento. Ovviamente il ponte a chi lo vuoi dare? Allo zio Pino? Lo vuoi dare in gestione a qui qua qua? Ovviamente il ponte lo devi dare in gestione a chi ha la rete autostradale. Non raccontiamoci delle barzellette, né? A chi volete darlo? No? Al sindaco di Genova la gestione del ponte perché non lo date ad autostrade perché chissà che. C'ha in gestione tutta la rete autostradale, 3.000 km e 1 km lo date a un'altra persona perché loro non devono gestire il ponte. Capite che è una stupidaggine? O gestiscono tutto o non gestiscono nulla. Queste sono solo sciocchezze inenarrabili. Quindi prevedono che lunedì il Consiglio dei Ministri sarà infinito. Conte ha fretta e lo ha fissato alle 9 del mattino, non solo perché Angela Merkel lo aspetta a Berlino, ha fretta di liberarsi di un dossier che scotta e che sta minando la già fragilissima tenuta della maggioranza. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.